Lei è un curatore molto esperto. Secondo lei, quali potrebbero essere le linee guida per creare in una città come Siena una cultura del contemporaneo, di cui si lamenta molto spesso l'assenza? Innanzitutto penso che bisogna recuperare proprio il patrimonio che Siena offre già. Non credo che la storia di Siena sia solo passata, tutto quello che adesso rappresenta la cultura sennese abbia un forte stimolo per tutto quello che noi riteniamo contemporaneo. Poi per fare veramente una proposta alla città di Siena probabilmente dovrei confrontarmi ancora di più con chi veramente vive in questa città. Penso che uno dei punti di partenza per quanto riguarda delle proposte dell'arte contemporanea in questa città dovrebbero veramente risalire alla storia di questa città, che per me ha una importanza praticamente mondiale per quanto riguarda sia la storia della banca, sia la storia della Repubblica, e sia anche la storia del femminismo in un certo senso. Quindi penso che tutte le problematiche che noi adesso dobbiamo affrontare in quel periodo di crisi, sia economica che anche di governo democratico proprio a livello mondiale, potrebbero essere un punto di partenza per un programma di arte contemporanea molto stimolante per quanto riguarda sia le economie alternative, le forme auto-organizzative alternative e forse anche un coinvolgimento più profondo per quanto riguarda la femminilità, e nel senso non solo delle donne, ma anche proprio dei valori del femminile che sono presenti anche in tutti gli uomini. Perfetto. Quali potrebbero essere invece le strategie per creare uno scambio proficuo e un dialogo tra artisti, curatori, critici e cittadini, in un'ottica ovviamente internazionale? Io dopo aver passato una giornata adesso con questa unità operativa di Siena Capitale 2019, penso che qui a Siena si trovino già delle eccellenze di persone che hanno un'ampia rete di contatti internazionali, con persone che hanno un'esperienza anche pluriennale per quanto riguarda la collaborazione fra artisti e cittadini. Non dubito che questo sarà un problema in futuro, di mettere a frutto questa rete di contatti di cui il nucleo di partenza si trova già in città. Perfetto, la ringrazio molto per la disponibilità.